Allora, il nostro centro storico deve essere appetibile. C'è la gente, è vero che deve poterci arrivare. Noi dobbiamo lavorare perché ci arrivi in maniera quanto più agevole possibile. Però è anche vero che purtroppo siamo costretti a dover cambiare abitudini. E i cambiamenti in genere sono sempre molto difficili e richiedono del tempo. Ora, qual è questo cambiamento? Il cambiamento è che in tutti i centri storici, io credo che voi abbiate girato un po', avete visto che tutti i centri storici delle città, capoluogo, delle città di riferimento, grandi città, delle città di riferimento, io ho visto Perugia, non è ho visto di città, hanno degli spazi in cui i cittadini possono muoversi senza respirare smog, senza avere il rischio di avere le macchine vicine. Questo appartiene a un profilo di modernità. E questa nostra città, noi Nissei, non siamo inferiori agli altri, anche noi ce la meritiamo. Però giustamente, come dite voi bene, questa città, questo centro storico ha una viabilità che è complicata. Tra l'altro, nella storia della nostra città non c'è mai stata una determinazione, una volontà a voler creare questi spazi in maniera permanente. Quindi noi da un anno e mezzo abbiamo, come avete visto, piano piano fatto delle azioni cercando di non creare problemi ai cittadini. E anche in questo caso faremo delle scelte per evitare che i cittadini, soprattutto quelli che risiedono in un centro storico, abbiano dei problemi. Su questo vi voglio rassicurare. Vi ripeto, vi chiedo scusa se in questi giorni avete avuto queste problematiche, però finita l'incontro con voi io tornerò al tavolo tecnico per discutere di altre soluzioni. Perché l'obiettivo deve essere quello. Quindi ritornerà come prima? Un attimo. Noi vogliamo, per quanto riguarda, torniamo ai concorsi. A noi interessa che ritorni la circolazione. Cioè, ha capito quello che ha detto. Un attimo, la circolazione è andata in quel modo. Scusa, c'era una circolazione fino a domenica che aveva trovato un equilibrio, ma prevedeva la chiusura di corso Vittorio Emanuele. Allora, siccome io cosa ho detto? Che comunque l'attività verso la pedonalizzazione è inevitabile. Perché noi dobbiamo arrivare a pedonalizzare il corso Vittorio Emanuele. Un attimo, i parcheggi, signora, mi ascolti, problemi di parcheggi non c'è. Vi spiego io. Andate a vedere ora via Medaglia e ditemi se ci sono problemi. Per favore, uscite da qui, andate a vedere quanto è pieno il parcheggio via Medaglia d'Oro, che costa 50 centesimi. Allora vi sto dicendo, per i residenti, io devo dire che c'è un lavoro, scusate, da parte del Consiglio Comunale, lo deve, perché noi stiamo disegnando una città nuova da questo punto di vista, si sta lavorando perché i residenti hanno i parcheggi gratuiti dedicati, è chiaro che non possiamo garantire il parcheggio gratuito a tutti i residenti. Si sta anche lavorando assieme a questo a fare degli abbonamenti a prezzo agevolato. Scusate, quello di cui vi parlo avviene in tutte le città del mondo e deve avvenire pure a Caltanissetta. Allora, e infatti sto dicendo che stiamo comprando la rete urbana. Scusate, devo dire una cosa importante per i commercianti. Allora, nelle more che il Consiglio Comunale approvi questo regolamento sui DEOS, e io sono convinto che il Consiglio Comunale è sensibile a queste cose e farà un'azione veloce in questa direzione, l'assessore mi comunicava della volontà di dare un'altra prova in maniera tale che chi ha i locali che hanno appunto la somministrazione all'esterno si possa attrezzare e quindi continuare in questa direzione. Appunto perché noi
abbiamo fiducia nel Consiglio Comunale, sappiamo che a breve ci sarà questo regolamento definito. Quindi detto questo, io ho accolto il vostro invito a valutare l'idea di riaprire il transito da Piazza Garibaldi. Questo, vi dico, per me sarà l'ultima chance, l'ultima scelta che potrò fare. Ma per voi no. Se non ci saranno scelte precedenti che risolvano i problemi che voi avete.